Amici di Metal.it, fratelli di Metal, il grazzo non c'è, il recap lo faccio io. Sarò meno prolisso del grazzo, perché il grazzo sappiamo che è la divinità della prolissità, e io sarò breve in 8 minuti. Vabbè, proviamoci. Qui vediamo le 5 news più interessanti, più seguite, più lette della settimana, che a mio avviso sono che nel Rock the Castle, l'ultimo giorno, dove ci sono gli Slayer, Overkill, Fidanzelmo, Gojira, eccetera, non ci saranno più i Sacred Reich perché hanno annullato diverse date del tour europeo, non ho ben capito quale è il motivo, e saranno sostituiti con gli Slout, che è altro thrash metal americano importante, serio, e niente. Poi la seconda news della settimana è che High Dark Funeral ha un concerto in, ve lo dico subito, in Los Angeles, in San Francisco. Nel tour americano gli hanno spaccato la macchina al cantante e hanno rubato le armature e le cinture, i bracciali, di borchie, eccetera, gli outfit. Tre su cinque gli hanno rubati, gli hanno rubato un paio di pantaloni di pelle, così. E non si capisce il motivo e la band ha fatto appello ai fan americani affinché se qualcuno li vede online da vendere eccetera, che li contatti, perché sono comunque loro e ci devono vivere con la loro musica. E poi la prossima news è che i Behemoth, Nergal the Behemoth ovviamente, che è uno dei più grandi marketer con probabilmente Gene Simmons e Lars Ulrich, ha indetto un nuovo caffè, il caffè Barzabel, che prende il nome da una canzone dell'ultimo disco I Love You at Your Darkest. A me è piaciuto, altri no, vabbè. E ha fatto questo caffè con due diverse stazze, da 19 o da 33 dollari mi sembra. E niente, sappiamo che ormai Nergal è in grado di vendersi la madre, il padre. E vabbè, poi ho fatto un giro anche sullo store dei Behemoth. È allucinante che cosa c'è, nel senso, le scarpe. Questo qui è roba da Kiss, è roba da Metallica, è roba... Anche gli Slayer le hanno fatte le scarpe. Però sei Behemoth, calmati, ok? Che sei importante, stai diventando sempre più famoso, The Satanist ti ha lanciato, eccetera. Però non sei così famoso, non... Boh, vabbè, lasciamo stare. E ci sono anche gli anelli da 250 euro. Poi, prossima news che è abbastanza anche sconvolgente per il mio punto di vista. Cioè che Facebook ha censurato su varie fanpage dei Led Zeppelin la copertina di Houses of the Holy. Questa telecamera fa schifo, ogni tanto si scurisce tutto. Vabbè, dicevo, ha censurato la copertina di Houses of the Holy del 1973. Sappiamo tutti che è quella copertina dove ci sono la montagna, la collina con tanti bambini nudi. E cazzo, è un disegno, perché censurarla? È comunque è uscita quasi 50 anni fa, è un'immagine di culto, quindi... Facebook, ok che hai certe policy che si stanno aggravando, anche che tra l'altro su YouTube sta succedendo anche un po' un casino, speriamo di non essere censurati. E tra l'altro vi ricordo anche che molti video, come alcuni recap e anche la videoclassifica di Sepoltura, alcune video recensioni, sono state bloccate dalla modalità con restrizioni, e quindi se siete da mobile dovete andare nelle postazioni generali e cambiare questa impostazione, se no alcuni video non li vedete. Non sappiamo bene perché non uccidiamo gente, non facciamo vedere le nostre parti intime durante i video qui su YouTube, ma evidentemente YouTube vede qualcosa che non va bene e li censura. Quindi ora cerchiamo di capire perché, anzi perché non l'abbiamo ancora capito, ma più o meno lo immaginiamo, e quindi cercate di cambiare questa impostazione per vedere tutti i nostri video per bene. Dicevo, la censura del disco delle Zeppelin, Houses of the Holy, che è un disco capolavoro, Rain Song, eccetera, è stato censurato per questo motivo, però anche lì non si capisce bene perché è un disegno, ok? Se fossero persone nude veramente, va bene, ci sta, anche se c'è il nudo artistico, eccetera, che lì non andrebbe censurato, e vabbè.
Però è un disegno, ora non mi ricordo come si chiama il disegnatore, ma comunque è una cosa importante. Non veramente non riesco a capire. Facebook sta perdendo colpi, questo machine learning, questa intelligenza artificiale sta facendo un po' di casini, ma questo l'ha sempre fatto. Ultima news anche di molto tragica, a mio avviso, anche se non quanto tragica, non tanto tragica quanto l'hanno presa alcuni, oddio morirà, e no, stiamo parlando ovviamente di Dave Mustaine, che gli è stato diagnosticato un cancro alla gola, beh, è questo, cioè non è assolutamente il primo, ricordiamo il più famoso, Bruce Dickinson nel 2012, possibile. È stato diagnosticato questo cancro alla gola, da cui è guarito tranquillamente. Ora è molto più in forma degli ultimi anni. Per esempio, io l'ho visti a Firenze, c'erano bene, hanno fatto un concerto della Madonna, piangevo. E quindi niente, guarirà sicuramente, o almeno i Megadeth, Dave Ellefson, Kiko Loureiro, Dirk Verbeuren sono positivi, ma anch'io si rimetterà tranquillamente. Non vedo perché non debba guarire, spero non perda capelli, per gli altri, spero non debba fare una chemioterapia. Vabbè, siamo tutti con te, Dave. E poi tra l'altro anche Chuck Billy detesta, mi ha avuto questo problema. Non so sicuro che sia esattamente lo stesso problema, lo stesso cancro, che poi cancro, vabbè, ovunque, in teoria. Ma comunque ha avuto questo problema alla voce e ora può cantare quasi solo in growl. Qualcosa di simile a growl, non canta più come prima, invece come Dickinson canta meglio di prima, cioè ci sono diverse possibilità che tra l'altro Dave Mustaine anche in Dystopia o beh, Super Collider aveva questa voce sempre più bassa, anche non arrivava più alle note alte, cioè aveva diversi problemi con quella voce già da prima, poi con questo cancro speriamo migliori. Col cancro migliori, speriamo che guarendo dal cancro migliori. E le news erano queste. Facciamo tutti gli auguri a Dave Mustaine, che speriamo si rimetta. Quali sono i dischi di questa settimana? Anzi, che escono oggi, li trovate ovviamente su Instagram, messi da me la mattina alle 11 puntuale. E allora ci sono come più importanti gli Hollywood Vampires, cazzo sta luce, con Rise, che escono per Year Music, fanno hard rock, sapete, no? La band di Alice Cooper, Johnny Depp, eccetera, quell'altro non mi ricordo mai come si chiama. E vabbè, è un progetto abbastanza commerciale che erano a Lucca Summer Festival qualche anno fa, un concerto un po' del cazzo, secondo me, che facevano quasi solo cover, qualche canzone del primo album, o questo è il secondo. E vabbè, lasciamo stare polemiche varie su queste cose, studiate un po' a tavolino. Anche se non metto in dubbio che a Johnny Depp gli piacciono i Motorhead, di chiunque faccia le cover, vabbè. Poi ci sono i Memoriam che escono per Nuclear Blast con Requiem of the Mindkind, che è death metal, è un bel disco, l'ho ascoltato, non è assolutamente male, non credo che sarò io a recensirlo, ma vabbè. E poi di importanti ci sono ovviamente i Bokassa, che nessuno conosceva prima che andassero in tour con i Metallica quest'anno, qui a Milano, hanno fatto un concerto della Madonna secondo tanti. E dicevo, i Bokassa che escono con Crimson Rides, che è un rock che piace a Metallica, c'è scritto per Loyal Blood Record. E poi ultimi degni di nota, a mio avviso, poi ovviamente ne trovate 9 su 9 dischi nuovi su Instagram, però quelli che a me garbano di più sono i Kryptos, che con Afterburner, che fanno heavy metal, thrash metal per AFM, quindi niente. Vediamo i concerti della settimana, che cazzo non ci sono riuscito a stare negli 8 minuti, ma va bene, sai, siamo su metal.it, siamo prolissimi, parliamo tanto. E ci sono i The Strange il mio tablet, che ovviamente Gianluca è venuto a corsa da Roma a Pisa a portarmi in mano. Tieni, Carlo, il coso per il recap. Vabbè. Ci sono i The Strange stasera al Santeria Social Club di Milano. Poi ci sono i Burning Dogma con i Cocaine Kamikaze al Centrale Rock Pub. Spero di sì, di Erba Como. E poi domani ci sono i Whiskey Ritual
e con un sacco di altri gruppi che non vi sto a citare, ci sono tutti sul sito, al Grindhouse Club di Padova. Poi domenica 23 c'è Sarah Longfield con gli Omnific a Torino, al Circolo Arci l'artificio, cazzo, non so leggere, non so scrivere, fantastico. L'artificio, e poi ci sono sempre Sarah Longfield con gli Omnific a Milano il 24, che è lunedì, se non mi ricordo male. Sì. Il 24 al Circolo Svolta di Milano e il 30 sono a Modena al MK Live. Poi il 24, che è a questo punto martedì, no, mercoledì, oddio, panico, è 24 lunedì, scusate, ci sono gli Anatema alla di Trezzo sull'Adda con Nessuno Fonde Sole, ci sono gli Anatema a Trezzo, e i Melvins, sempre lo stesso giorno, con il Red Fang, a Milano al Carro Prete, non so dove sia, non so cosa sia, ma va bene. Poi il concerto pool guest più importante della settimana è quello che ci sarà giovedì prossimo a Milano, no, a Bologna, a cui io sarò presente, non so nemmeno dove devo andare, vedete quanto sono. Vabbè, a Bologna a vedere gli Slipknot con Amon Amarth, Testament, Lacuna Coil e Lovezzi. E tra l'altro sono stati cambiati da non moltissimo i Trivium con i Corrosion of Conformity, che faranno tutto il loro disco che si chiama Deliverance del 1994 per il 25ennale. Poi ci sono anche Helvetii e Black Pigs. Tutto questo a memoria, non chiedetemi come faccio. Dicevo, io sarò presente, se volete incontrarmi sarò lì a cazzeggiare con la mia signora e niente. Stay drunk, stay Friday, stay metal, e che la gloria del metallo sia sempre con voi. Ciao!